Oggi una puntata speciale dedicata ad una mia passione, i Lego. Fin da bambino mi piaceva creare con questi bellissimi mattoncini e questa volta ho un progetto tutto nuovo, legato anche ad un'altra mia passione, il Giappone. Ecco quindi il progetto Bonsai Sakura Tree, il numero 10.281, contenente quasi 900 pezzi e facente parte della collezione botanica della Lego. Come potete vedere si tratta di un ciliegio bonsai che una volta montato avrà le dimensioni di una quasi spanna quadra. Sì, una spanna quadra, perché se gli americani usano unità di misura OZAC, chi sono io per non fare altrettanto? Comunque questo bonsai ha la doppia impostazione con il fogliame e con i ciliegi come vedete adesso. Mi spiace solo vedere che non è presente la soluzione solo rami da applicare in inverno, ma non ho ancora aperto la scatola che è ancora bella sigillata e quindi potrei rimangiarmelo al termine del montaggio che vi apprestate adesso a vedere. Intanto la scatola graficamente accattivante è piena solo a metà. Bene, direi che comunque è arrivato il momento del timelapse di montaggio, sperando di riuscire a farlo degnamente. A dopo!
qui nelle mie mani vedete già il prodotto finito in versione fioritura dei ciliegi, che è senza ombra di dubbio la modalità più bella e curata. In futuro vi troverete alle mie spalle, probabilmente sulla radio a valvole, la versione estiva che poi cambierà in quella Hanami nel mese in cui in tutto il Giappone si verificherà la fioritura. Ma è il momento di qualche considerazione finale. Ho impiegato ben 1 ora e 30 minuti per completare l'opera senza troppi intoppi, se non fosse che le colorazioni su carta in alcuni frangenti non ti permettono di vedere chiaramente il posizionamento degli oggetti stessi. Un lavoro comunque semplice che ho trovato rilassante. Certamente si tratta di un prodotto Lego che per 50 euro ti dona anche un bellissimo soprammobile, che tenderà però ad acchiappare tantissima polvere, soprattutto in questi sassolini qua. Anche se non ve l'ho ricordato all'inizio, spero che abbiate messo mi piace, vi siate iscritti al canale attivando la campanellina e non dimenticatevi di commentare e di condividere questo video. Purtroppo non so quando farò altri video di montaggio relativi a prodotti Lego, ma indubbiamente negli ultimi anni la Lego ha fatto prodotti molto più curati e particolari che meritano sicuramente di essere esposti in casa in una bella teca. Peccato però per i prezzi, che in alcuni brand raggiungono cifre davvero stellari. Noi però ci vediamo al prossimo video. Ciao!